Infostudio, venerdì 28 febbraio, parliamo di sanità all'inizio di questa edizione, ma non di coronavirus, anche se ci arriveremo tra poco. Parliamo di sanità perché ieri, attesissimo, è arrivata l'approvazione del programma operativo, che è lo strumento appunto con cui viene programmato il lavoro da fare in sanità, vengono pianificati gli interventi che riguardano l'assistenza, riguardano la rete ospedaliera, riguardano il personale, insomma tutto ciò che attiene a questo delicatissimo settore che sappiamo assorbe gran parte della spesa pubblica nella nostra regione. È il programma che arriva fino al 2021. Fra l'altro prevede l'assunzione di 493 nuove figure professionali, e parliamo di medici, di infermieri, di biologi, di personale amministrativo. 493 a fronte dei 3.300 fuoriusciti purtroppo a causa del piano di rientro. È un primo provvedimento, non c'è per il momento l'accordo, la soddisfazione dei sindacati, la cui prima replica è stata dura. Cotticelli, il commissario, ha già controreplicato. Andiamo con ordine, vediamo quali sono i punti cardine del nuovo programma operativo 19-21. Dopo aver perso più di 3.300 operatori negli ultimi 10 anni, ovvero nel periodo che perdura in cui il settore è stato commissariato, la sanità calabrese prova a correre ai ripari, mettendo in conto poco meno di 500 assunzioni nei prossimi 2 anni. Ieri il commissario Cotticelli ha finalmente approvato, con proprio decreto, il programma operativo 2019-2021, vale a dire lo strumento di programmazione degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del settore, il quarto da quando la sanità calabrese non è retta dalla politica. Del resto, il programma operativo era uno degli impegni che la Calabria doveva onorare, come richiesto dal tavolo interministeriale di verifica e controllo sull'attuazione del piano di rientro. Nei giorni scorsi il tavolo a Duce aveva mosso alcuni rilievi e richiesto ulteriori integrazioni apportate dalla struttura commissariale, in particolare per quel che riguarda la mancata sottoposizione dello strumento di programmazione agli altri ministeri interessati, perché esprimessero le loro valutazioni. Cotticelli ha spiegato di aver deciso così perché il programma operativo andava approvato rapidamente. Per ora gli strumenti di programmazione sanitari hanno mancato gli obiettivi per cui erano stati predisposti, ossia il raggiungimento del pareggio di bilancio e il raggiungimento di un valore di livelli essenziali di assistenza pari o superiori a 160. Non solo, gli indicatori economici e assistenziali sono in fase di regressione e le criticità sono immutate, dal deficit ai livelli di assistenza, ai numeri della mobilità passiva, a proposito dei quali c'è da dire che non fanno segnare flessioni. Sono poco meno di 54.000 all'anno i ricoveri di calabresi fuori regione, una percentuale che è pari a circa il 21% del totale, mentre il saldo finale del 2018, ultimo anno di cui si posseggono dati definitivi, ammonta a 286 milioni di euro, una palla al piede per i conti della regione. Si parte soprattutto dalle province di Cosenza e Reggio Calabria, meno da Catanzaro, dove la percentuale dei ricoveri fuori regione scende dal 21 al 15%. Per il commissario, il completamento dei percorsi assistenziali e delle reti territoriali, ospedaliera e di specialità, non potrà che produrre un miglioramento qualitativo che non potrà non ridurre il ricorso alla mobilità passiva. E tra i principali interventi c'è quello per incrementare il personale. Fino al 2021 il programma operativo prevede di inserire 493 nuove unità, prevedendo un aumento del costo del personale di 13 milioni e 200 mila euro sia per il 2020 che per il 2021. Oltre alla già citata riorganizzazione della rete ospedaliera e assistenziale, altri punti cardine saranno il rapporto coi fornitori privati e la gestione degli interventi, a partire dalla costruzione dei 3 nuovi ospedali della Sibaritide, di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro, per i quali è prevista una spesa di 438 milioni di euro. Ve lo avevo anticipato, è estremamente critico per i segretari generali di CGIL, Angelo Sposato, CISL, Tonino Russo e UIL, Santobiondo. Cotticelli ha disatteso gli impegni che aveva preso proprio coi sindacati davanti al Ministro della Salute, speranza di aprire un confronto sullo strumento di programmazione, sullo sblocco delle assunzioni e sulle internalizzazioni del precariato. Alla Calabria, attaccano Sposato, Russo e Biondo, non servono commissari part-time, serve gente che ha a cuore il destino di il
futuro dei calabresi. Cotticelli è completamente inadeguato per tale missione. Riteniamo vada superato. Il diritto alla salute è una cosa seria ed è bene che il Ministero della Salute si faccia carico direttamente della gestione irreversibile della sanità calabrese. I segretari della Triplice, hanno anche preannunciato la richiesta di incontro alla Presidente della Regione Santelli per decidere le misure da adottare per l'emergenza coronavirus. E vi dicevo che c'è già la replica di Cotticelli, il quale comunque tende la mano ai sindacati, nessuna mancanza di rispetto, anzi mi sono posto nei loro confronti, sempre con il massimo rispetto, siamo pronti ad accogliere i suggerimenti che arrivassero da quella parte, la risposta, alla replica del commissario per il piano di rientro. Lo sappiamo già da ieri sera, il 3 marzo prossimo, martedì prossimo, la Giunta per le immunità del Senato inizierà ad esaminare la richiesta di autorizzazione a procedere, il che significa procedere all'arresto del senatore di Forza Italia Marco Siclari, che è coinvolto nell'operazione Eifemos di pochi giorni fa della Procura Antimafia di Reggio Calabria di lunedì scorso. Siclari è accusato di voto di scambio politico-mafioso, scambio elettorale politico-mafioso. È stato il presidente della Giunta delle immunità Maurizio Gasparri ad annunciare ieri la data della trattazione. Il relatore sarà il senatore Francesco Urraro, senatore campano del Movimento 5 Stelle. Dopo il suo intervento verrà dato a Siclari un termine per presentare una memoria o per essere ascoltato. Vale la pena di sottolineare che martedì comunque non sarà preso alcun provvedimento, comunque i tempi non saranno brevissimi. Poi alla fine comunque l'Aula si esprimerà con il voto segreto. Parlare del coronavirus è praticamente impossibile. In Calabria sappiamo da ieri, tra un attimo ci torniamo, è stata emanata la prima ordinanza che ha firmato da quando è presidente della regione da Iole Santelli. Ribadiremo i punti che vi abbiamo già anticipato ieri sera, all'ordinanza di ieri pomeriggio. Intanto diciamo che il conteggio delle persone affette da coronavirus è salito in Italia a 650 e che stanno arrivando oltre 35.000 mascherine in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto, che sono le quattro regioni in cui si conta il maggior numero di persone affette. Tanto ci sono casi di italiani che sono stati trovati positivi al coronavirus all'estero. C'è un italiano rientrato da Milano il 25 febbraio che è il primo contagiato in Nigeria. In Olanda, a Tilburg, una persona da poco rientrata dal nord Italia è stata trovata positiva. Segnalate la prima infezione in Irlanda del Nord e la prima in Galles. Sono entrambe persone provenienti dall'Italia settentrionale. Nel Regno Unito, invece, i contagi accertati sono saliti complessivamente a 17. Dopo sappiamo che l'emergenza ha condizionato la settimana della moda, ha fatto saltare il salone del mobile, adesso anche il salone dell'auto di Ginevra, che si doveva tenere dal 5 al 15 marzo, è stato annullato, questo nell'ambito delle misure previste dalla Svizzera che prevedono la cancellazione di tutti gli eventi con più di 1.000 persone fino al 15 marzo prossimo. Per quanto riguarda l'ordinanza di cui vi avevamo parlato della Presidente della Regione, si stabilisce che negli uffici pubblici si debbano installare erogatori di soluzioni disinfettanti, che le aziende di trasporto pubblico locale effettuino interventi di pulizia straordinaria dei mezzi e che scuole, università, uffici ed esercizi commerciali espongano le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute. Niente viaggi scolastici, lo sappiamo, fino al 15 marzo. Ribadito il numero verde 800 76 76 76, si può chiamare dalle 8 alle 20, risponde personale specializzato che offre informazioni all'utenza di qualsiasi genere. Poi ci saranno anche misure più stringenti negli aeroporti. Chiunque arrivi in Calabria o sia arrivato negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone che sono a rischio epidemiologico, nei comuni in cui è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicarlo al proprio medico curante, poi sarà quest'ultimo ad informare il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente. Da Vibo arriva una notizia abbastanza confortante per l'approccio, diciamo, di giovani studenti, di giovani anzitutto e poi di giovani studenti. Si tratta di discenti dell'Istituto per Geometri ed Industriale di Vibo Valentia, che per venire incontro alle esigenze di questi giorni e alla paura purtroppo
dei loro concittadini, hanno preparato una soluzione igienizzante per le mani che verrà distribuita gratuitamente da oggi in tutti gli uffici pubblici ed in tutte le scuole della città di Vibo Valentia. La soluzione è stata prodotta nei laboratori del Dipartimento di Chimica della scuola, che è guidata dalla preside Maria Grazia Gramendola, e verrà, ripeto, distribuita gratuitamente nei comuni del territorio, alla provincia, in prefettura, in tribunale, in questura e negli altri istituti scolastici. Ovviamente i ragazzi sono stati coadiuvati da docenti e tecnici del laboratorio di chimica. Oggi è la giornata per le malattie rare, 30° anniversario di Telethon. Al Quirinale si è tenuta questa mattina la cerimonia e, fra l'altro, il Presidente della Repubblica Mattarella ha fatto riferimento all'importanza della ricerca, al fatto che l'Italia abbia dei ricercatori assolutamente straordinari. Siamo anzi tra i paesi che possono vantare le migliori figure al mondo in questo campo, e poi ha sottolineato una cosa estremamente importante, che la conoscenza è un antidoto contro paure immotivate ed irrazionali, così le ha definite il Capo dello Stato. Sentiamo. Abbiamo in Italia ricercatori validissimi, abbiamo grandi scienziati italiani che operano nei nostri laboratori e in quelli in tutto il mondo. La scienza è alleata della società e questa deve riferirvisi con senso di responsabilità. È accaduto in questi anni che la scienza fosse messa in discussione. Abbiamo assistito a comportamenti irrazionali, al propagarsi di teorie antiscientifiche, ad esempio sui vaccini, al diffondersi di ansie che si sono tramutate in comportamenti autolesionisti. Oggi, di fronte alla comparsa di un nuovo insidioso virus, si apprezza meglio il valore della scienza, la dedizione delle donne e degli uomini che portano avanti nuove ricerche, l'impegno sul campo di chi ne applica i risultati. Avere fiducia nella scienza non vuol dire aver fiducia in qualcosa di astratto, vuol dire aver fiducia in noi stessi, nella nostra comunità. La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni. Si mobilitano anche le associazioni, e fra esse un posto di assoluto rilievo, forse il posto di preeminenza assoluta, ce l'ha sicuramente la Croce Rossa Italiana. Ieri sera Giuseppe Laratta è andato presso la sede del Comitato Provinciale di Crotone per vedere come gli operatori, con il contributo naturalmente di medici, di figure professionali preparate, si stanno a loro volta preparando ad eventuali casi che dovessero affrontare. Le associazioni e gli enti di volontariato si stanno preparando in Calabria ad una eventuale emergenza Covid-19 per affiancare gli operatori sanitari. La Croce Rossa è una di queste, da sempre in prima linea nelle emergenze. Proprio per questo il Comitato di Crotone giovedì sera ha organizzato un incontro in sede sul tema del coronavirus, alla presenza del commissario Francesco Pascuzzi e dell'ex primo dirigente medico della polizia Orlando Amodeo, al quale i volontari hanno chiesto informazioni su questa infezione. Per nostra fortuna ci troviamo di fronte a un virus, che è un virus molto molto simile, ecco, al mio raffreddore, per capirci. È un virus che ha una grande diffusione, ma ha una bassissima mortalità. Ora, io non mi sentirei in Calabria o in Italia di chiudere niente, né una scuola né un ristorante. Poi ognuno si assume la propria responsabilità. Quali sono i consigli appunto da dare alla comunità anche per stemperare un po' gli animi? I consigli sono banali. E a parte la corretta gestione del proprio corpo, quindi il classico lavarsi le mani, il classico essere puliti, io consiglio la mascherina non per non prendersi il virus, non serve a niente. Io consiglio la mascherina a chi ha una malattia infettiva che non la trasmetta, anche perché questa cafobia della mascherina. Ragazzi, in questo momento in Italia siamo in un periodo di pandemia, che si chiama influenza. In Italia a oggi sono morte 8.000 persone, a oggi. Sono previste per quest'anno, Organizzazione Mondiale della Sanità, 500.000 morti di influenza.
e nessuno ne parla. Stiamo parlando di che cosa? Stiamo parlando del nulla. È sempre doloroso avere un decesso. La cosa che è importante sapere è che questi decessi sono tutti persone che hanno un sistema immunitario defedato, cioè o malati tumorali o persone in stato di avanzata età, e quindi già di per sé avrebbero avuto purtroppo questo esito anche per una banalissima influenza. Qualora dovesse esserci una emergenza qui a Crotone, qual è il ruolo della Croce Rossa? Sostanzialmente gli screening. È uno screening, praticamente ci forniremo anche noi di materiale DP adatto, tra cui misuratori di temperatura, e chiaramente abbiamo già in dotazione il kit, forniteci direttamente da Roma, proprio per affrontare, per agire nel territorio, qualora si dovesse verificare anche un controllo. E secondo lei questo allarmismo è giustificato? Sì o no? No. 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 Episodi di violenza verificatisi sui campi di calcio calabresi, campionati dilettantistici, costano il DASPO a due persone, ad un allenatore, l'allenatore 41enne della Ludos Ravagnese, che è la squadra di calcio della frazione Croce Valanidi di Reggio Calabria, che milita nel campionato di promozione calabrese, che si è reso responsabile dei disordini avvenuti 8 febbraio scorso durante l'incontro con l'Africo. Per lui l'allontanamento dagli impianti in cui si disputano manifestazioni sportive sarà di 5 anni, dalla durata di 5 anni. In quella circostanza l'allenatore avrebbe minacciato di morte l'arbitro a causa dell'assegnazione e poi della ripetizione di un calcio di rigore contro la squadra avversaria. Anche i giocatori della Ludos, si fa presente nel comunicato della questura, hanno circondato e minacciato l'arbitro. Il secondo DASPO, della durata di 2 anni, è invece a carico di un tifoso dell'Ocrio di 40 anni che si è reso responsabile di disordini verificatisi nel novembre scorso durante l'incontro Locri Reggio Mediterranea. Stavolta parliamo invece del campionato di eccellenza. E adesso è il momento di Io Scelgo Calabria. Giuseppe Maruca è funzionario dell'ASP di Vibo Valentia e il veterinario ufficiale della struttura che vi stiamo presentando. Dottor Maruca, quali sono i vari passaggi ai quali vengono sottoposti i capi prima di essere immessi sul commercio? Allora, gli animali arrivano dalle nostre piccole e medie aziende locali, in modo particolare dal Monte Poro, e questi animali praticamente vengono seguiti sin dalla nascita dal servizio veterinario, in modo particolare dall'area A, che fanno sistematicamente i controlli sanitari nelle stalle facendo i prelievi, e quindi diciamo che sotto questo punto di vista l'animale già di per sé si può dichiarare animale sano. Ricordiamo che gli animali vengono accompagnati qui da voi in struttura da un certificato sanitario, quindi sono preliminarmente stati effettuati dei controlli. Sì. Su quali tipi di patologie? In modo particolare le 3 malattie che sono, diciamo, le più gravi, le più pericolose, quelle trasmissibili all'uomo, e si tratta della brucellosi bovina, della tubercolosi e della leucosi. E da questo punto di vista la nostra provincia possiamo dichiararla che al 100%, come dire, queste malattie si possono considerare eradicate. C'è un passaggio preliminare, mi aveva anticipato. Sì. In realtà tra la visita direttamente nelle aziende, quindi negli allevamenti, e poi la macellazione, lei esegue anche delle analisi intermedie sull'animale vivo? Sì, viene effettuata la visita clinica di premacellazione, viene definita, e subito dopo l'animale, una volta che è visitato, si fa il rilievo della temperatura, l'aspetto visivo dell'animale, viene intromesso alla macellazione. Eseguita tutte le varie fasi di macellazione che l'animale
arriva ad essere diviso in due mezzene, viene effettuata la visita ispettiva vera e propria e da quel momento, se non si rileva nulla di particolare, vengono messi dei bolli sanitari che si evince che l'animale può essere adibito al libero consumo. Quando l'animale va a finire poi nelle macellerie per essere venduto, lì vengono effettuati ulteriori controlli dal punto di vista igienico-sanitario, come si presenta il luogo di vendita e quindi anche un ulteriore controllo per come vengono conservate le carni, se le temperature dei vari frighi dei punti di vendita sono alle temperature giuste. Ci fermiamo qui e torniamo alle 19.15. Ricordate, dopo di noi, prima Otello Profazio e poi Paolo Marra e TGCal24 per restare sempre aggiornati. TGCal24.it. A più tardi.